Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'ISFOL, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale, è il più importante istituto di ricerca pubblico in Italia sui temi del lavoro, della formazione professionale e delle politiche attive per l'occupazione e l'inclusione sociale. Svolge funzioni importanti, funzioni articolate, perché è sia un centro di ricerca scientifica, che un supporto tecnico importantissimo per gli attori istituzionali come regioni e province. Svolge anche funzioni previste per leggi nazionali che ci sono imposte in sede comunitaria. Penso ad esempio al monitoraggio delle politiche pubbliche su temi come l'apprendistato, il lavoro dei disabili, i servizi per l'impiego, l'accreditamento delle sedi formative e dei sistemi regionali di formazione professionale. Quindi oggi l'ISFOL per l'Italia, nelle strategie di attuazione dei piani comunitari di formazione continua e di flexicurity, agisce proprio da capofila nazionale. Bene, nell'ISFOL, in questo istituto, di fronte a poche decine di lavoratori a tempo indeterminato, la maggior parte delle attività tecnico-scientifiche sono invece affidate a lavoratori contrattualizzati anche da molti anni con contratti a termine. Si tratta in pratica di centinaia di ricercatori di altissimo valore scientifico che da anni hanno rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione precari. Con l'ultima finanziaria del governo Prodi sono stati stanziati per l'ISFOL 85 milioni di euro nel triennio di programmazione 2008-2010. Tali risorse venivano espressamente vincolate nella norma per consentire all'Istituto di svolgere le proprie funzioni istituzionali e per completare i processi di stabilizzazione del personale con contratti temporanei, in accordo ovviamente con le normative vigenti. Questo significa che nei mesi scorsi hanno superato dei pubblici concorsi questi ricercatori, delle prove selettive e in accordo al dettato costituzionale che vuole che nella pubblica amministrazione si entri per concorso. Bene, il provvedimento che stiamo esaminando oggi recava in origine, a parziale copertura finanziaria, il definanziamento completo delle risorse aggiuntive erogate all'ISFOL. Poi, per fortuna, con il maxi emendamento del governo, le risorse sono state parzialmente reintegrate. Garantiamo così almeno la continuità stipendiale per questi ricercatori. Ma d'altra parte, non riusciamo con questo rifinanziamento solo parziale a conseguire la stabilizzazione dell'istituto portando avanti tutte le attività così importanti che svolge quest'istituto. In pratica, che cosa facciamo? Salviamo i ricercatori, le cui intelligenze sono un bene per il nostro paese, ma non facciamo in modo che queste intelligenze possano davvero diventare valore aggiunto per tutto il nostro paese. Quando abbiamo letto nel provvedimento il taglio totale dello stanziamento ISFOL, non abbiamo condotto solo una battaglia a difesa dei posti di lavoro, solo una battaglia a difesa delle vite dei lavoratori precari, ma insieme a questa battaglia abbiamo condotto, con la mobilitazione dei ricercatori dell'ISFOL, che è stata molto forte in questi giorni, una battaglia che puntava anche all'attenzione sul fatto che, confermando i tagli, anche parziali, si impedirebbe all'Istituto di svolgere la propria missione. Confermando i tagli, il governo prenderebbe un centro d'eccellenza e ne farebbe un carrozzone. Ecco, io penso che questo vada esattamente in senso opposto rispetto a quegli obiettivi che il ministro Brunetta, e sto concludendo, è venuto in commissione ad illustrarci. Quindi io credo che per queste ragioni, signore del governo, sia giusto accogliere l'ordine del giorno del Partito Democratico e quindi impegnarvi a ripristinare completamente il budget ISFOL stanziato nell'ultima finanziaria. Grazie, onorevole Madia. È iscritto.